La seguente presentazione illustrerà il lesson plan, gli strumenti didattici e uno dei progetti finali realizzati dalle classi terze per ideare un'attività di gamification. Tra le diverse proposte didattiche di gamification, quella scelta è stata la realizzazione di un escape room virtuale, ovvero una stanza da dove evadere attraverso la ricerca di indizi abbinati alla risoluzione di enigmi che porteranno al ritrovamento della chiave finale. Il lesson plan è stata la parte più complessa, nella quale si sono definiti i diversi aspetti dell'escape room. Per prima cosa è stato affrontato il problema della scelta del tema caratterizzante gli enigmi da risolvere. Il passaggio successivo è stato quello di identificare il tipo di percorso. Tra le diverse tipologie di percorsi si è scelto il percorso misto, ovvero enigmi che in alcuni casi sono indipendenti gli uni dagli altri, mentre in altri la soluzione di un enigma rappresenta la chiave per poter accedere a un altro enigma. Lo scenario è stata un'immagine ricca di piccoli dettagli che è servita a nascondere i diversi indizi. Gli enigmi riguardano dei quiz di tipo diverso, giochi di logica e ragionamento ed anche la ricerca di indizi utili per la risoluzione di altre tipologie di gioco. Essendo il percorso di tipo misto, una fase importante è stata quella di determinare le concatenazioni tra i diversi enigmi e la chiave finale, ovvero creare una sequenza logica tra gli indizi presenti nella stanza. Quali app utilizzare per realizzare tutto questo? Per realizzare l'ambientazione è stato scelto il sito Genial, una piattaforma multifunzione gratuita che permette di creare delle immagini interattive. La realizzazione degli enigmi è stata tra le fasi più interessanti, didatticamente più utili e coinvolgenti. Gli alunni, lavorando in gruppi, hanno realizzato diversi enigmi sfruttando diversi strumenti online. Il sito Learning Apps è stato quello maggiormente sfruttato in quanto le caratteristiche di questa piattaforma hanno permesso la creazione di quiz accattivanti con diverse tipologie di domande. Inoltre ha permesso anche agli alunni di creare un messaggio associato alla corretta esecuzione del quiz, ossia fornire una chiave finale. Altri siti utilizzati sono stati Educandi, che ha permesso di creare dei giochi di abilità con una grafica molto coinvolgente, e Wordwall. Con Scratch si sono introdotte attività di coding per realizzare alcuni enigmi. In alcuni casi è stato realizzato un vero e proprio storytelling che porta da una domanda all'altra secondo una sequenza logica. Questa attività ha rappresentato una vera e propria sfida nella sfida, che ha permesso la progettazione della storia e il debugging del programma realizzato. Dal seguente link si accede ad un escape room già realizzata, dove sono presenti tutti gli elementi analizzati in questa presentazione.